Tanta la gente che questo pomeriggio ha voluto salutare Elena Ferraris, la sfortunata sci alpinista scomparsa giovedì scorso all'Alpeveglia, sotto la cima del Testa Rossa, mentre era intento in un'escursione. Elena Ferraris, 37 anni, è precipitata per il cedimento della neve che stava calpestando mentre stava salendo verso la vetta. La chiesa di Ponte Maglio, frazione di Creola d'Ossola, era troppo piccola per ospitare la tanta gente che oggi ha voluto salutare Elena e stringersi al compagno Ivo, a mamma Lidia e a papà Luigi e ai fratelli Carlo e Michela. Il parroco, che ha officiato il rito funebre, Don Andrea Bellebono, ha ricordato Elena come una persona carica di amore e di pace, sentimenti che traspiravano dai comportamenti quotidiani di Elena. Gli amici hanno voluto leggere una toccante lettera di saluto nella quale emergeva il sorriso e l'amore per la vita di Elena. Il tuo entusiasmo nello sport era lo stesso che usavi nella vita di tutti i giorni, che era piena di energia, si legge nella lettera. La passione per la montagna, hanno proseguito gli amici di Elena, per la bellezza del mondo osservato dall'alto, ti regalava nuove energie. Ha insegnato a tutti noi a vivere lo sport e la vita con la passione al di là delle classifiche, ricordandoci che l'amicizia è il risultato più importante. Al termine della cerimonia, la corale di Ora ha intonato il Signore delle Cime, mentre gli uomini del soccorso alpino accompagnavano il feretro. Un incendio ha parzialmente distrutto lo stabilimento della Conceria Capra, già PAM e poi Bagatti, come potete vedere delle immagini. Una cinquantina i dipendenti, le scintille sarebbero scoccate dopo le 21.30 di ieri sera, di venerdì sera. Poi si sono propagate le 11 l'allarme, in quanto le fiamme hanno raggiunto un'altezza tale che erano visibili da Dormeletto, Comignago, Leggio Castello, da Daniente, erano visibili da tutto il territorio. È andato distrutto la parte degli uffici che è soprastante il reparto dove vengono formate, dove vengono tagliati i modelli, diciamo, delle calzature, e sono bruciate anche dei cumuli di pelle che viene utilizzata. Sono arrivate squadre da Romagnano Sesia, da Arona ovviamente, dei Vigili del Fuoco e anche da Novara. Hanno lavorato ininterrottamente, adesso sono le 12, nel momento in cui registriamo sono ancora qui per lo smassamento, infatti i cumuli di pelle, ci dicono, all'interno ardono ancora. La parte contabile è andata totalmente distrutta. Disperazione da parte del titolare, signor Carlo Capra, che è qui presente. C'è presente anche il sindaco Alberto Gusmeroli, che ha voluto essere vicino ai dipendenti e soprattutto ai proprietari dell'azienda. Le cause, da quanto si è appreso, si dovrebbe trattare di un cortocircuito che è appunto scaturito all'interno degli uffici. Questo stabile è stato costruito dalla Pirelli, qui c'era la Pirelli impermeabili. Agli inizi degli anni 70 poi è arrivato lo stabilimento Capra a rilevare il tutto, che prima era in via Montebianco. Nel 1979 già un incendio, allora la ditta provvisoriamente ha dovuto trasferirsi in via Montebianco nel vecchio stabilimento. E sono ancora in corso comunque gli accertamenti per stabilire le cause, ma soprattutto gli accertamenti per quantificare quanti sono i danni. Sono veramente ingenti. I dipendenti stanotte erano qui per cercare di dare una mano, sono qui ancora adesso per cercare di salvare quello che è salvabile, diciamo, dai reparti, dallo stabilimento, e lunedì mattina si ritroveranno tutti qui. Scoperto traffico di cocaina tra la penisola sorrentina e il Lago Maggiore. La droga partiva da Sorrento per fare tappa a Scafati e poi arrivare in Piemonte. In manette un imprenditore del settore turistico di Baveno. Si tratta di Gianfranco Ercolano, 37 anni, ora rinchiuso nel carcere di Poggio Reale. L'operazione, a cui hanno preso parte agenti del commissariato di Sorrento e delle squadre mobili di Napoli, Salerno e Verbania, ha permesso di stroncare il vasto traffico di cocaina. I poliziotti hanno accertato che ad operare erano due tipi diversi di gruppi, imprenditori insospettabili da un lato e spacciatori dall'altro. Il bavenese faceva parte del primo gruppo. Si presume quest'ultimi offrissero, oltre alla copertura per i traffici illeciti, anche i capitali da investire nell'acquisto delle sostanze stupefacenti. Gli agenti, nelle loro indagini, avrebbero accertato che nell'autunno del 2013 l'imprenditore partenopeo Michele Annunziata stava portando a Gianfranco Ercolano 40 grammi di cocaina. Quest'ultimo, a sua volta, avrebbe confezionato 250 dosi di stupefacente.
Ancora un sequestro di stupefacenti all'ombra del Sempione. L'ultimo in ordine di tempo ha portato al sequestro di più di un chilogrammo di cocaina. In manette è finito un cinquantenne originario di Roma ma proveniente dal Sud America. L'uomo viaggiava a bordo di un treno in arrivo a Domodossola dalla vicina Svizzera e diretto nel capoluogo lombardo. Il cinquantenne alle domande di rito dei militari ha risposto con voce ferma di essere in possesso di una valigia contenente i vestiti sì, ma anche frutta esotica tipica dell'America meridionale. Il narcotrafficante non aveva messo in conto che per quel controllo i finanzieri potessero avvalersi anche del fiuto di un'unità cinofila. Il cane ha indirizzato gli agenti su alcune noci di cocco contenute nel bagaglio del romano. Un'attenta ispezione delle noci di cocco ha permesso ai finanzieri di accertare che il guscio presentava segni circolari, da qui la decisione di praticare alcuni fori sull'involucro esterno della frutta. Dai buchi è fuoriuscita una sostanza di colore bianco che i narcotest hanno catalogato sotto la voce cocaina. Sono in corso ora ulteriori esami per accertare il grado di purezza della sostanza sequestrata. Il cinquantenne tratto in arresto è stato associato alle carceri di Verbania. I finanzieri invece stanno proseguendo nell'attività di indagine per accertare dove la sostanza stupefacente fosse diretta e valutare se esistano similitudini con altre operazioni del settore. Se è difficile raggiungere elevati standard di sicurezza, ancora più complesso è mantenerli. Con questa convinzione il questore del VCO, Vincenzo Dagnano, ha salutato gli invitati alla cerimonia per il 162esimo anniversario della Polizia di Stato. Una cerimonia sobria all'insegna della Spending Review negli uffici di Via Lussemburgo in attesa del trasferimento definitivo nella nuova sede a Madonna di Campagna. Il questore ha ricordato come il VCO sia una delle province più sicure in Italia, un primato che può essere difeso solo con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine operanti sul territorio. Per quanto riguarda i dati sull'operato della polizia, nel corso dell'ultimo anno si è verificata una diminuzione dei reati. Le chiamate al 113 sono state 3.520 contro le 3.600 del 2013. Gli arrestati sono stati 59 contro i 101 dell'anno precedente, 448 i denunciati, le denunce 1.265. Raddoppiata la quantità di stupefacenti sequestrati da 700 grammi a oltre un chilo. Aumentati anche i controlli con 52.700 persone identificate e oltre 26.000 veicoli. Le violazioni al codice della strada sono state più di 4.000 per 237 patenti ritirate e 6.400 punti sottratti alle patenti. Il questore ha emesso 55 avvisi orali, 12 ammonimenti per stalking e 24 fogli di via obbligatori. Sono anche stati emessi 8 provvedimenti di DASPO, in tutto 149 decreti di espulsione. Per quanto riguarda invece le operazioni particolarmente significative, tra le altre quelle che ha portato all'arresto del branco autore di rapine e violenze sessuali di gruppo ai danni di due prostitute, all'arresto di una donna cinese che gestiva un giro di case di prostituzione in Ossola, diversi interventi in caso di violenza su minori o in famiglia, furti di rame o megna, spaccio di sostanze stupefacenti. Premiati poliziotti che si sono particolarmente distinti durante l'anno, con l'encomio e sovrintendenti Gianluca Repetto, Maria Domenica Donatelli, Salvatore Lambiase, l'assistente capo Marco D'Oro e l'assistente Cristian Minacci, con la lode l'ispettore capo Giorgio Mascia, il sovrintendente Michele De Fonzo, l'assistente capo Maurizio Pisola e gli assistenti Igor Modarelli, Adriano Peluso e Nicola Giannini, il sovrintendente Denis Fracasso, l'assistente capo Luca Casorati, gli agenti Giuseppe Scarpulla, Giuseppe Cupoli, Mario Vincenti e l'assistente capo Davide Conti. Violento temporale, fortunale, tromba d'aria, cosa si è abbattuto ieri in Ossola sul Verbano? Difficile dirlo, certo è che ci segnalano da Meteo Live VCO, le raffiche hanno raggiunto a Domodossola punte di 106 km orari, scarsa invece la pioggia. A Verbania il riferimento ai dati raccolti dal CNR, Istituto Idrobiologico di Pallanza. In questo caso la velocità di punta del vento è di 62 km orari, rilevati alle 17.40, direzione ovest-nord-ovest. Da segnalare però che non sono state queste le raffiche che hanno provocato diffusi danni e blackout, non si tratta di un vento particolarmente impetuoso. La stazione di rilevamento risulta riparata dalla Castagnola e non ha dunque intercettato i venti più forti. Dicevamo difficile classificare quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica. Gli esperti tendono a classificare questi fenomeni sulla base dei loro effetti. Con ogni probabilità, sempre dal CNR riferiscono, si sia trattato di un vento certamente al di sopra della media, ma non assimilabile a una tromba d'aria, a quanto verificatosi il 25 agosto 2012, per intenderci. Allora la velocità del vento sottostimata aveva raggiunto i 120 km orari.
Assolto da tutte le accuse, Moreno Morosini, il conducente della barca sulla quale il 19 agosto del 2011 in un terribile incidente perse la vita Marina Spiridionova. Il giudice del Tribunale di Verbania, al termine del processo con rito abbreviato, ha stabilito che Morosini, imputato di omicidio colposo e naufragio colposo, non ha avuto alcuna responsabilità nella collisione con lo yacht guidato da un olandese, in seguito al quale la barca che stava guidando e sulla quale si trovavano Spiridionova e altri due uomini affondò nel lago all'altezza del porto di Belgirate. Ad avere la peggio la donna, residente a Sesto Calende ma di origini ucraine, che morì sul colpo. Lo stesso Morosini rimase gravemente ferito. Inizialmente le indagini della procura sulle cause della tragedia si orientarono sull'olandese che guidava il potente yacht. Le perizie disposte dalla procura e dai consulenti della difesa dell'olandese accreditarono però un'altra versione, secondo la quale fu l'imbarcazione di Morosini a causare l'incidente tentando di superare lo yacht. Il giudice ha stabilito invece una nuova perizia che ha di fatto confermato la tesi della difesa di Morosini, ovvero che fu l'imbarcazione lunga 13 metri a urtare la barca più piccola. Di conseguenza ha ritrasmesso gli atti alla procura, che potrebbe a breve riaprire il caso. Frutta di seconda scelta la mensa scolastica, assolta la ditta Sodexo che gestisce il servizio di refezione. I fatti risalgono al 2010, in seguito a un'ispezione alla mensa centralizzata di Corso Cairoli, i carabinieri del NAS di Torino avevano scoperto che la frutta e la verdura che venivano utilizzate per preparare i pasti dei bambini e dei ragazzi non erano biologiche di prima scelta, come indicato sul menù fornito dalla stessa azienda, ma biologiche di seconda scelta. La Sodexo era quindi stata denunciata e l'amministrazione comunale si era costituita parte lesa al processo per far valere i propri diritti e ottenere un risarcimento del danno causato dal fatto che non era stato rispettato il contratto di appalto che prevedeva la fornitura di frutta e verdura di prima qualità. In realtà l'amministrazione pagava per ottenere ortaggi e frutti di prima scelta, quindi al prezzo più alto, ma aveva ricevuto prodotti di valore inferiore. L'amministrazione aveva quindi raggiunto un accordo con la ditta che prevedeva da parte della Sodexo nei confronti dell'amministrazione comunale un risarcimento di 10.488 euro come danno patrimoniale e di 3.000 euro per danno non patrimoniale. Il comune era così uscito dal processo penale che si è concluso l'altro giorno in tribunale a Verbania con l'assoluzione dei rappresentanti dell'azienda. Cannobio ha perso la bandiera blu. Confermato invece anche in questo 2014 il prestigioso riconoscimento della FEI, la Foundation for Environmental Education, a Cannero Riviera, che oggi l'ha ritirato a Roma presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta dell'unica località del Lago Maggiore e di tutto il Piemonte. Cannero ha ottenuto la bandiera blu per il nono anno consecutivo, con l'amministrazione cannerese a ritirare l'ambito vessillo nella capitale e anche i vertici dell'amministrazione provinciale. Bandiera blu è un ecolabel volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. L'assegnazione è legata a diversi parametri, dalla qualità delle acque alla raccolta differenziata dei rifiuti fino all'assistenza bagnanti. Al momento non si conoscono i motivi per i quali a Cannobio non è stata confermata. Ha potuto fregiarsene dal 2010 al 2013. Dall'amministrazione riferiscono di aver chiesto chiarimenti alla FEI, quest'ultima ha preannunciato l'invio prossimamente di una comunicazione con le motivazioni. Sempre dal comune dell'Alto Verbano precisano, i parametri inseriti nell'apposito modulo per l'ottenimento del riconoscimento erano gli stessi dell'anno passato, anzi in alcuni casi erano migliori. Si attendono dunque notizie da parte della fondazione. Intanto però per quest'anno sul Verbano sventolerà una sola bandiera blu, marchio di qualità ambientale al quale i turisti, soprattutto stranieri, sono molto attenti. La partita legata ai terreni del Mottarone, sulle quali insistono le aree sciabili, si arricchisce di una nuova pagina. Il Tribunale di Verbania ha accolto il reclamo presentato dall'amministrazione comunale di Stresa in merito al ricorso possessorio presentato sempre al Tribunale di Verbania dalla famiglia Borromeo, che si era vista espropriata dei propri terreni della vetta Cusiana assoggettati ad asservimento pubblico per la pratica dello sci alpino. Il ricorso della famiglia Borromeo era stato accolto lo scorso 5 marzo e come ricaduta immediata aveva visto la conclusione della stagione invernale sulla vetta Cusiana e il ritorno in possesso dei terreni interessati. L'amministrazione comunale si era mossa immediatamente presentando il reclamo sul quale i giudici del Tribunale di Verbania questa mattina si sono pronunciati e hanno accolto il ricorso presentato dal comune borromaico. A questo punto i terreni in questione tornano assoggettati all'uso pubblico e quindi nella disponibilità del comune di Stresa.
La famiglia Borromeo, si legge nel dispositivo, dovrà risarcire l'amministrazione comunale stresiana delle spese legali sostenute. Dureranno un anno circa i lavori per l'illuminazione artistica della Via Regia e delle cappelle del Sacro Monte Calvario a Domodossola, un progetto partito nel lontano 1987 che la mancanza di fondi ha fatto slittare nel tempo. Costo dell'opera 462.000 euro, si stima i lavori saranno terminati per Pasqua 2015, ad aggiudicarsi l'appalto la ditta novarese Elettrostudio, una progettazione complessa studiata nei minimi dettagli dall'architetto ossolano Alberto Carone per conto dello studio milanese GMS. L'opera, che porterà all'illuminazione di 341 corpi, vedrà la sistemazione di 31 applicazioni. La potenza media sarà di 30 watt, 11 kilowatt sarà invece la potenza nominale. Saranno impiegati LED con 130 apparecchi con potenza media inferiore ai 25 watt. Nel corso dei lavori saranno posizionati anche cavi per un futuro impianto di videosorveglianza. Le slide proiettate mercoledì sera in municipio a Domodossola hanno disegnato come sarà il Sacro Monte Calvario a lavori ultimati. Massima cura è stata data nella progettazione affinché l'illuminazione non abbia un potere impattante. La bellezza e la spiritualità del mondo caro ad Antonio Rosmini non dovrà in alcun modo essere deformata. I lavori sono già iniziati in questi giorni, i cantieri non andranno a modificare la fruibilità del Sacro Monte. Tutto si svolgerà in maniera che il visitatore possa contemplare il patrimonio architettonico che ha portato ad annoverare il Calvario tra i beni artistici dell'UNESCO. Fra i tanti interventi che mercoledì si sono succeduti nell'aula storica della Resistenza, da sottolineare quello del rettore del Sacromonte, don Pierluigi Giroldi, ha ringraziato quanto hanno lavorato affinché il progetto si realizzasse, perché alla fine, ha detto don Giroldi, noi rosminiani siamo i primi fruitori di quest'opera. Ristrutturato e tornato a nuova vita il Parasio, storico palazzo nel cuore di Cannobio, risalente al XIII secolo. Oggi l'edificio ospita al piano terra l'ufficio della Pro Cannobio, punto di riferimento con diverso materiale informativo per i tanti turisti che visitano la città e i suoi dintorni. E al primo e secondo piano due sale espositive pronte ad ospitare mostre di livello anche in collaborazione con gli artisti della vicina Svizzera. L'intervento di riqualificazione presentato nei giorni scorsi è durato poco più di un anno ed è diventato realtà nell'ambito di un progetto Interreg. È stata realizzata una nuova scala, è stato installato un ascensore e si è intervenuti sugli impianti per la completa messa a norma. Attivo da diverse settimane il nuovo ufficio turistico e già inaugurate anche le sale espositive. Fino al 9 giugno, infatti, è possibile visitare la personale di Tino Stefanoni, pittura della mente il titolo. Stefanoni da più di 50 anni è presente nel mondo internazionale dell'arte. Esposte a Cannobio opere significative dei vari periodi creativi a partire dal 1965 ad oggi. La mostra è curata da Elena Pontigia. Il percorso di rilancio del Museo del Paesaggio passa da Casa Ceretti a Intra dal 24 maggio al 6 luglio. La mostra Segni d'inizio, opere per un progetto, un'iniziativa realizzata in collaborazione con l'Associazione Il Brunitoio dedicata all'arte contemporanea e alla grafica. Sono opere che provengono in larga parte dalla collezione privata di Mario Benedetti e Zlata Maltaric. E poi a queste si sono aggiunte delle opere di artisti vari che, venuti a conoscenza dell'iniziativa, hanno voluto dimostrare il loro entusiasmo donando a loro volta delle opere, mettendo quindi a disposizione della mostra delle opere anche importanti. Il Brunitoio si è reso disponibile anche, questo è, diciamo, è un punto d'orgoglio, nella gestione del laboratorio calcografico che nello stesso giorno verrà reso operativo e presentato al pubblico. La presentazione della mostra è stata anche un'occasione per ufficializzare la collaborazione con Cristina Cefis, entrata come socio finanziatore del Museo del Paesaggio, e illustrare le prossime iniziative. Attesa la chiusura della sede, eravamo in difficoltà in questa stagione e quindi quest'anno potremo fare dall'inizio di giugno, sostanzialmente a metà settembre, un'esposizione di opere selezionate sia pittoriche che di scultura nella location di Villa Giulia, esposizione che vuole essere solamente l'inizio di un'abitudine, diciamo così, annuale, e che riteniamo possa essere un modo per avvicinare il museo anche al grande pubblico.
Nel contempo, in data di ieri, il Comune ha firmato con il commissario straordinario la nuova convenzione tra il Comune di Verbania e il Museo del Paesaggio, che prevede sia l'utilizzazione delle sedi storiche in comodato, sia una contribuzione annuale per 3 anni da parte del Comune di 50.000 euro, e così venendo incontro anche alle nostre esigenze finanziarie nel tacito patto che per un'altra metà dobbiamo trovare risorse private, e come si sa ci stiamo dando da fare per trovarle, direi che abbiamo già quasi raggiunto l'obiettivo. Gigi, dopo tante brutte cose, poi il calcio è anche bello per giornate come queste, no? L'affetto dei tifosi, della gente. Beh sì, sicuramente, penso che alla fine riuscire a organizzare eventi e incontri con la maggior parte di bimbi, ragazzi e persone normali che però sono appassionate al calcio, allo sport, è un qualcosa di bello e di costruttivo. Hai detto, parlando dei mondiali che verranno, che siete un gruppo molto affiatato e molto attaccato alla maglia azzurra. Cosa possiamo aspettarci? Cosa vi aspettate dall'avventura brasiliana? Beh, ci aspettiamo sicuramente il massimo impegno, la massima dedizione per la causa. E di solito quando si hanno quel tipo di qualità, il risultato che si coglierà di conseguenza non sarà mai inferiore al reale valore della squadra, ecco, per cui qualsiasi risultato dovessimo raggiungere sarà solo esclusivamente perché quello è il nostro valore. Un'ultima cosa, Don Angelo ti ha dato un'agenda, una bella iniziativa, la farete, sì, qualcosa carina, dai. Beh, un qualcosa che sicuramente può essere utile, perché in certi momenti anche appuntarsi delle situazioni anche particolari che si vengono a creare in uno spogliatoio o in campo è un voler rinfrescare la memoria poi tra qualche anno. La tua amicizia con Gianluigi Buffon ci ha permesso di averlo qui, io credo che chi ha partecipato in modo educato almeno ha gustato la profondità di questo uomo. Ci dice com'è nato il vostro rapporto, Luca? Il nostro rapporto è nato non per un'opera sociale ma per un rapporto professionale, perché ai tempi lavoravo per una società di sportwear che faceva contratti con il mondo dello sport e dello spettacolo, e nella ricerca di nuovi personaggi proprio alla nascita ho visto un ragazzo nella primavera del Parma che francamente aveva delle doti veramente eccezionali. Ho fatto un contratto con lui e è nata anche un'amicizia che ci ha portato poi a fare tante cose nella vita, anche nel sociale e in altre situazioni. Sta per iniziare il conto alla rovescia per l'edizione numero 50 del Rally delle Valli Ossolane. Giovedì 15 maggio si aprono le iscrizioni per questa competizione motoristica che quest'anno scatterà da Piazza Stazione Domodossola, sabato 14 giugno. La manifestazione ossolane organizzata dalla PSA di Paolo Fortunati sarà valida per il trofeo Rally Nazionale Prima Zona e per il campionato Piemonte Valle d'Aosta Rally Trofeo Automoto Racing 2014, indetto dalle delegazioni regionali e provinciali XAI di Piemonte Valle d'Aosta. Inizia quindi a salire l'attesa per il grande evento, dal quale ci si aspetta una buona presenza di iscritti, come di consueto è stato nella lunga storia di questo rally. La gara, che quest'anno festeggia il suo 50° compleanno, partirà, come detto, dal centro di Domodossola ed è stata inserita nel ricco programma del Giugno Insieme, grazie alla preziosa collaborazione della Pro Domodossola. Si tratta di una delle più antiche corse su strada d'Italia che, con successo, ha richiamato numerosi qualificati partecipanti con vetture di spicco. E lungo il percorso un folto pubblico per tutto il weekend, come in una grande sagra di apertura della stagione turistica estiva e di promozione del territorio. La manifestazione entrerà nel vivo già una settimana prima della gara con la consegna dei roadbook domenica 8 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, e nello stesso giorno sono previste le ricognizioni autorizzate dalle 12 alle 24 con un'altra sessione prevista per venerdì 13 giugno dalle 12 alle 24. Il weekend motoristico inizierà con le verifiche sportive e tecniche sabato 14 giugno dalle 9.30 alle 13.30 presso il centro commerciale Valdossola Shopping Center di Crevola d'Ossola. Sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30 a Trontano inoltre è previsto lo shakedown, un vero e proprio test con le vetture da gara.
La partenza sarà sabato sera a Domodossola alle 18.01, a cui seguirà la prima prova speciale, poi rientro al parco chiuso e sosta per tutta la notte a Crevola d'Ossola, dove il Rally Village proporrà gastronomia e intrattenimenti. Il giorno dopo, domenica, sono in programma altre 6 prove speciali, con l'arrivo finale e le premiazioni in pedana, sempre in centro Domodossola, verso le 18. We'll be right back.